E parliamo di turismo, ne abbiamo commentato già prima i numeri con il presidente Vincenzo Schiavo, il boom di turismo effettivamente presente nella nostra regione in Campania, ma anche a Napoli. Nella regione per tutto il mese di dicembre c'è stata un'affluenza di oltre 2 milioni di turisti, a cui vanno sommati i circa 350.000 arrivati nello scorso e recente weekend, quello dedicato all'Epifania, per degli incassi anche ragguardevoli. Parliamo infatti di 200 milioni di euro solo a Napoli e provincia, circa 330 in tutta la Campania per un dicembre che possiamo dire essere stato d'oro. Ne discutiamo oggi con l'assessore al turismo del comune di Napoli, il buongiorno a Teresa Armato. Assessore, buongiorno, buon anno, ben ritrovata in questo anno nuovo con un boom davvero importante, numerico per quanto riguarda il turismo nella nostra regione. Buongiorno, buon anno a voi, è vero, presenze record, una grandissima soddisfazione per questo boom e devo dire di persone intanto che vengono da tutta Europa, molti italiani ma un 30-35% anche stranieri e che davvero hanno lasciato commenti entusiastici sulla nostra città. Parliamo proprio di numeri, Assessore, perché approfittando anche di quelli che sono stati i weekend lunghi delle festività, abbiamo avuto la presenza di oltre 600.000 turisti soltanto nel periodo compreso fra Natale e Capodanno, in cui è stato registrato anche un introito economico di oltre 100 milioni di euro per le imprese. Questi numeri noi lo stiamo commentando, in realtà ce lo siamo detti anche nel periodo precedente, no? Prima delle festività, ci aspettavamo dei numeri così alti, ma non così elevati, quindi è stata anche un po' una sorpresa. Sì, diciamo che nell'anno passato e fino all'altro ieri c'è stata una crescita esponenziale di turisti nel nostro territorio. Abbiamo cominciato, se lei si ricorda, da aprile, esatto, ad avere questi numeri da record, poi la GESAC ci ha sottolineato più volte che arrivavano almeno 1 milione ogni mese di turisti a Napoli e di presenze, diciamo, di viaggiatori a Napoli e man mano sono cresciuti fino ad arrivare a questo boom di Natale, di Capodanno. Noi abbiamo risposto a questo record di presenze irrobustendo un po' i servizi, che era la cosa, diciamo, che era l'aspetto più difficile e da affrontare e da aggredire di più, quindi migliorando la qualità della gestione dei servizi, dei rifiuti, anche se questo va ancora migliorato, migliorando la sicurezza migliorando anche i veri e propri servizi al turista. Abbiamo voluto intanto gli infopoint, che da aprile ad oggi hanno avuto circa 320.000 contatti con i turisti. Poi io personalmente ho voluto mettere un gruppo di 30 ragazzi in strada nelle aree più di maggiore affluenza dei turisti, che hanno dato un primo benvenuto ai turisti, una prima informazione e anche un po' un suggerimento su come muoversi nella nostra città. E anche essi hanno, adesso mi arriveranno i dati aggiornati, hanno parlato con centinaia di migliaia di persone, davvero è stato un record. Poi abbiamo, anche questo lo voglio sottolineare perché era una delle lamentele che mi si faceva, abbiamo messo i bagni igienici pubblici e mobili, quindi anche a questo abbiamo dato una prima risposta. E poi questo calendario, questo programma di eventi, di concerti, tanta e tanta musica in tutta la città, visite guidate, itinerari turistici, e lo voglio dire perché mi piace sottolinearlo, in ogni quartiere della nostra città. Beh, sicuramente questi sono aspetti molto positivi, mi piace commentarli proprio con lei quest'oggi in apertura per la nostra per il 2023 qui a Mattina Live con lei, Assessore, quindi dati positivi sicuramente sono anche quelli riguardanti il fatto che c'è la volontà di scegliere Napoli, il turismo a Napoli non è più mordi e fuggi, ma la scelta quella di restare, che sicuramente cambia ancora una volta il volto, no, al comparto del turismo per quanto riguarda la nostra città. Tra l'altro gli eventi hanno sicuramente aiutati, però dobbiamo anche un po', vorrei commentare anche un po' con lei le critiche, perché c'è chi parla invece di un turismo low cost. È veramente così?
Allora, intanto voglio riprendere alcune cose che lei ha detto e che sono vere. Napoli non è più un punto di passaggio. Una volta i turisti arrivavano a Napoli e poi prendevano gli aliscafi per le isole oppure un transfert per Pompei, per Sorrento, eccetera. Adesso si viene a Napoli per stare a Napoli. Una delle ragioni per cui Napoli è così gradita, non la principale, ma una delle ragioni è che ci sono prezzi abbastanza contenuti. Quindi da questo l'idea che ci sia soltanto un turismo low cost, però intanto credo che ognuno di noi abbia potuto vedere che in città, in questo Capodanno, in queste feste natalizie, non c'è stato soltanto turismo Monte Fuggi, ma poi voglio dire che rispondo a questa sollecitazione dicendo che nell'anno in corso noi aumenteremo i Fab Trip e gli Educational, prendendo contatti con giornalisti e con operatori turistici di italiani o anche di altri paesi europei e anche provenienti dal resto del mondo, proprio per aggredire meglio il target magari di maggiore possibilità, quello che si chiama di lusso, diciamo, del turismo di lusso, a cui sicuramente Napoli può dare una risposta positiva con le sue strutture alberghiere, alcune delle quali Con veramente tante, tra l'altro, grandi eccellenze, no, del nostro sono territorio. eccellenti, sì. Secondo l'assessore, secondo lei però qual è la vera forza trainante anche della nostra città, del nostro capoluogo partenopeo, al di là delle bellezze storiche o anche dell'arredo urbano che rendono unica Partenope? Secondo lei Sa che me lo sono chiesta. qual è il segreto di questo boom turistico, ultimamente così visibile, così tangibile? Me lo sono chiesta anch'io e credo che le ragioni siano tante. Alcune le abbiamo già indicate, ma c'è una voglia di Napoli che è molto forte e che è basata, secondo me, sull'autenticità della nostra città. La nostra città risponde a quel tipo di turismo esperienziale, di chi vuole viaggiare non solo per vedere il Caravaggio o per mangiare una pizza, ma anche per incontrare l'originalità, l'unicità, la straordinaria personalità di Napoli e dei napoletani. Secondo me questo è. E questo elemento è stato più forte dopo la pandemia, perché è Esatto. come se dopo 2 anni di isolamento, di solitudine, di dolore, c'è più voglia di autenticità. E nessuna città risponde meglio a questo desiderio come noi. Tra l'altro, in quest'ottica, prima parlavamo anche di strutture alberghiere e molti attori anche in campo, no, del comparto del turismo adesso puntano a valorizzare un turismo che possa essere sempre più di qualità, un turismo che possa essere anche sempre più sostenibile. Tutto questo, lo ricordava anche lei, avviene attraverso la miglioria anche dei servizi, i servizi pubblici. E in questo caso io le chiedo, c'è la possibilità di vedere oggi Napoli come una vera e propria capitale al passo delle altre europee, quindi essere al passo con le altre città europee. Allora, Che intanto cosa manca ancora oggi a Napoli, ecco, per io voglio diventare tale? ringraziare molto tutto il mondo del turismo, il comparto, gli albergatori, quelli che hanno le strutture B&B, i commercianti. Li voglio ringraziare perché il successo di questo periodo Certo. è un successo con la corale, non è soltanto di un'istituzione o soltanto del privato, è un successo corale. Che cosa manca? Intanto l'abbiamo detto prima, dobbiamo aumentare e migliorare i servizi, non soltanto per i turisti, ma anche per i cittadini napoletani. Certo che sui trasporti, per esempio, bisogna migliorare l'intensità più che la qualità del trasporto pubblico, perché deve essere una risposta positiva di mobilità sia per i cittadini e sia per i turisti. Poi abbiamo detto che dobbiamo andare a conquistare fette di mercato che ancora a Napoli non arrivano e poi agire secondo me di più come una rete, fare massa critica tutti insieme, Esatto. privato e pubblico. Assessore, noi ormai ci conosciamo, io so quanto lei sia ambiziosa, quanto sia soddisfatta personalmente del lavoro che sta svolgendo per il nostro capoluogo partenopeo, però penso e presumo che per lei anche la sfida parta proprio in questo momento, perché bisogna puntare anche su quello che è il concetto della destagionalizzazione, no, del turismo, per cui Napoli, ma in realtà la nostra regione deve essere interessata dal mondo del turismo tutti i mesi dell'anno, gennaio e febbraio, probabilmente sono i mesi quelli più delicati, quelli che potrebbero effettivamente rivelarci poi la verità.
priorità e su cosa lavorare. Quindi lei sicuramente sta puntando anche su questi 2 mesi, come vincere questa sfida? Allora, intanto le devo dire che accanto alla soddisfazione di questi giorni marciava dentro di me anche la preoccupazione: adesso dobbiamo fare meglio, adesso dobbiamo arrivare a colpire obiettivi più ambiziosi. Uno di questi obiettivi è la destagionalizzazione. Non c'è dubbio che Napoli deve diventare appetibile non soltanto nel maggio oppure durante le vacanze, le feste natalizie, ma anche durante tutto l'anno. Quindi spalmare gli eventi in tutto l'anno, fare in modo che coloro che vengono qua, giornalisti e tour operator, come dicevo prima, siano pronti, grazie a noi, a dare informazioni sulla programmazione anticipata. Cioè, noi dobbiamo dire già da gennaio e febbraio cosa faremo tutto. C'è già una programmazione anzitempo, ed una sfida che voglio che si arrivi esattamente a questo. Perciò nelle prossime settimane convocherò il tavolo del turismo in modo che parleremo insieme di questo. E poi utilizzare, il sindaco da questo punto di vista ha preso già un impegno, a utilizzare ancora di più i fondi della tassa del soggiorno, che sono pure aumentati l'anno scorso, perché noi nel 2002 chiuderemo sicuramente con un bilancio più positivo. Esatto, e utilizzare ancora di più i fondi della tassa di soggiorno per il turismo. Per il turismo, appunto, per poi rinnescare e reinvestirli in quello che, appunto, diciamo prima, in quel turismo di qualità. Beh, buon lavoro, grazie davvero, assessore. Noi ci ritroviamo sicuramente. Grazie per l'attenzione e buon lavoro a voi. Ci ritroveremo presto sicuramente per commentare questi numeri davvero positivi e propositivi per il 2023, quello che riguarda appunto il comparto del turismo. Abbiamo parlato con lei, con l'assessore al turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato. Buon lavoro, assessore, a prestissimo, un bacio. Grazie, a lei. Grazie. Piccolo break, fra poco parleremo del Napoli, restate con noi.